Emozioni, sorrisi, applausi, gioia e tanta felicità, questi i maggiori ingredienti della recita di fine anno della Scuola dell'Infanzia Baby Disney di Agropoli, diretta da Elisa Capozzoli. I bambini della scuola sono riusciti davvero a dare il massimo in uno spettacolo natalizio unico ed ineguagliabile, svoltosi presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli. Un successo senza precedenti che ha coinvolto vertiginosamente i tantissimi spettatori intervenuti, tra genitori, nonni, parenti e amici dei piccoli attori e cantanti. Uno sforzo singolare, quello della scuola Baby Disney, che continua a dare esempio di scuola d'eccellenza. Il progetto Musica Teatro si inserisce in una programmazione scolastica che ha come obiettivi primari stimolare la curiosità e le attitudini del bambino, favorire l'assunzione di comportamenti attenti, rispettosi e di cura verso gli altri, facilitare la maturazione della sua identità personale. Si tratta di obiettivi che ogni giorno vengono coltivati attraverso tutte le attività che i bambini svolgono nella scuola, dal programma didattico giornaliero al percorso di inglese, all'attività motoria e l'educazione musicale. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i bimbi della scuola, protagonisti principali dei nostri progetti. Ringrazio i genitori per la collaborazione e l'entusiasmo con cui seguono ogni nostra iniziativa. Ringrazio le mie collaboratrici, un team affezionato e affiatato per la cura e l'attenzione che ogni giorno ripongono nel loro lavoro. Un lavoro che richiede principalmente amore verso i bambini e loro ne hanno davvero tanto. Ringrazio la mia famiglia, sempre presente e capace a sostenermi. Ringrazio chi quest'anno ci ha dato la possibilità di utilizzare questa splendida struttura, l'amministrazione comunale. Un grazie speciale a Cilento Channel. Concludo dicendo che non sono stati mesi semplici per noi di Baby Disney, ma nonostante tutto l'amore verso i vostri figli e la passione per il nostro lavoro ci hanno dato la forza di andare avanti e di continuare a credere nelle cose belle e vere della vita. Grazie Lisa.